Eccoci qua, bentornati e bentornate nel caso, e arrivati alla 15ª live, è quindi possibile fare una claymore run, certo, su Dark Souls 3, certo, ovvio, se ci sono riuscito io, andate tranquilli, potrete riuscirci anche senza essere online, senza usare anche i bot, è possibilissimo, tranquillamente, anzi scusate se non è stato un granché come... Se non è stata un granché in generale come live questa serie, però vabbè, non è una giustificazione, però volevo portarlo con un amico che invece lui non aveva mai giocato prima Dark Souls 3. Sarebbe stato divertente vedere le mie reaction, cioè sentire le sue reaction, vedere le mie. Invece un po' lo conosco già, però pazienza, è andata così, non è una giustificazione, mi dispiace che sia venuta fuori una roba un po' scarsa, dai. Normale, un po' normale, ecco, niente di particolare. Quindi siamo fatti un Cirec in Dark Souls 3. Comunque, gran titolo, molto divertente. E via, e via. Insomma, io mi sono divertito, spero vi siate divertiti anche voi, nonostante la scarsità del sottoscritto. Ho perso tanto la mano e non ho neanche ritrovata, nonostante le live, le tante live. Però vabbè, dai. Spero vi siate appunto divertiti per mi schiattare, cadere, buttare giù nemici. Non male assolutamente, comunque è un titolo davvero gran titolo. Allora, Bizantino, guarda quella maschera del coso. Maio, donne. Vabbè, proviamo prima volta da soli, dai. Gamba più avanti, poi schiena più avanti. È il momento di fantasma. Lì, esatto, c'è il fantasma. Ok, molto il coraggio, sì, qua ti dice c'è il bot, si può evocare Gael, arriva in un secondo momento, infatti non arriva subito, arriva forse quando, dopo la trasformazione, dopo la trasformazione, aiuto della buona sorella Fide. Ciao, farà il bel posto. Occhio. Oh, fantasma. Oh. Uno, due, no. Oh, schivato. Brava Frida, aiuto. Oh. Vabbè, c'è andata di lusso fino ad ora. Occhio, occhio, salve, come va? Where are you? Scooby-Doo, where are you? Oh no, vabbè, questa fase è abbastanza semplice. Oh, cribbio, peccato, niente, backstab. Giro, trondo, esce dal mondo. Wow, tutti giù per terra. Wow, eccoti. Ah sì? Allora chi è? E vi lascio rivedere una volta questo filmato perché è proprio bello, molto epico, davvero una figata. Bello di questo titolo appunto è l'epicità, nell'epicità intrinseca ed esplicita, è come questa. Grandi LC.
Anche se secondo me è superiore il secondo, The Ring è sì. Perché dico così? Perché nel Ring City ci sono, uno, ci sono più boss, e secondo, secondo me, ci sono, seconda cosa, secondo me, il level design è fatto meglio. Salve Shadow! Buon pomeriggio! È arrivata anche da te la pioggia? Mi ha rinfrescato un pochettino. Mi ha rinfrescato un pochettino, si sta meglio. Si sta meglio. Ed eccola lì che si rialza. E adesso vado a morire. No. Vediamo di no. Andiamo dal padre di Ariandel. Padre Ariandel, vai padre Ariandel, salve. Dai, 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 dai. All'inferno, al congelamento. Occhio. Scusa, questo coso è caldo, non mi scaldi un po'? No, eh. Vedi, vedi, vedi. Ok. Concentriamoci su di lui. È la cosa migliore perché. Dai, oi, cos'è stato? Mi ha scattato un attimino. È stato un piccolo rallentamento. Oh, via, 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 non vedo un cazzo. Oh. Poca vita, eh. Perché c'è anche lei. Via, 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 via. Trasciniamocelo dietro. Trasciniamocelo dietro. Grande questo qui che ha messo il messaggio proprio da dove muore la sorella Fride. Magari ha qualcosa da dirci. Che funzionamento di nuovo. Dai che lui è abbastanza deboluccio. Poveraccio anziano. Sta maneggiando. Ah, una coppa gigantesca. Ai 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 ai. Cavoli. No, Cribbio. Oh, Cribbio. Sbagliato. Sbagliato. Blu blu. Blu blu. Scooby-Doo, pensaci tu, aiuto! Wow, che sberla! Ride! Ride! Calm down! Oh, il giro! Che frecci! Fa frecci! Muori, muori, ok! Uno dice ce l'ho fatta, certo, come no. Cristoforo Colombo. Aia, sciocco, ho voluto strafare. Un po' incazzata, eh. Un pochettino incazzatella. Dai, approfittiamone, basta, 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 basta. Oh. Mamma mia, troppo esagerato! Calmina! Calm down, sister! Fantasma! Racconti, ponti pa! Oh, dove sei? Non vale! Where are you? Oh, eccolo! No! Cribius! Aia! Questa fatality fa male! Ah! Cacchius, Cassius Clays, beh niente, la fase della tosta. Oh, fa piacere Shadow, ottimo, 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 meno male, ci voleva. Va bene. Ah, giustamente il bot si può evocare anche senza Burace. Ma io la ripristino. Andiamo, proviamoci, facciamo altri due tentativi, poi basta, dai. Dicevo all'inizio di questa live, alla fine è stata anche una run senza troppe pretese. Senza alcuna pretesa. Oh, e che cacchio però. E basta. Oh. No, ho iniziato malissimo, malissimo, malissimo. A parte recuperare le anime.
Non ho fatto niente qua. Volevo prendere qualcosa per resistere al congelamento, ma oh cavolo! E niente, stavolta è andata proprio male. Aia, 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 spam! Vabbè. Comunque dai, tanto per il sottoscritto è stato divertente, dai. Poi tutto senza sentire, comunque ricordo questa cosa inutile, ma che ho fatto? Sì, vabbè, ma basta, oh. Vabbè, ma mi sta scassando troppo, sta dando troppe botte. No, l'altare del piccolo, vabbè, chi se ne frega. Andiamocene via da qui. Questa è andata male, rifacciamo, rifacciamo. Queste le pianticine le avevo comprate poi. Vediamo. No, ne ho poche. Andiamo a fare un po' di spesa. Ce li ha la signora qui. Bla bla bla. Le piante, un fiore verde, ok. Mira, le 13 e via. E queste sono abbastanza utili, dai. Abbiamo fatto un saltino all'altare del vincolo. Così almeno. Sì, bravo. Esatto. Come si chiama il personaggio che faceva sta mossa? Com'è che si chiama il personaggio che fa sta mossa, Shadow? Sì, ma come ti ho detto, come vi dicevo, non so quanti siamo, comunque come vi dicevo, essendo Bandai Namco, secondo me gli ha chiesto di mettere roba, di mettere qualcosa che ricordi Soul Calibur, per forza, dai. Bandai Namco. Sono quei trucchetti che funzionano, no? Trucchetti, cioè una strategia commerciale. Inserire pezzi di altri giochi, giochi famosi, non fa male, no? E poi vabbè, di per sé Soul Calibur è famosissimo. Ma dove cacchio sei? Oh no! Guardavo dalla parte sbagliata! Stronza! Stronza! Oh dang! E vaffanculo! Basta sparire! No! Aia! Vabbè, occhio! Come on! Come on! Facciamo in pace sto tizio! Oh, ma ancora! Ma che sfiga! Ui! Ui! Boom, boom, boom! Poi ho rotto un po' le palle! Cosa succede? Cioè, la cosa di visibilità l'ho quasi sempre evitata, anche con gli altri personaggi. E invece stavolta niente. E vabbè, mi danno sti giochi, ah, ma fai il culo! Sempre diverso, oh, vaffanculo, pigliati sta sbella nella schiena. Vai giù, sorella Fede, che hai rotto anche un po' le palle. Oh, basta, saltiamo il filmato. Go, bevutina. Andiamo a trovare il vecchio Shur. Andare, Arriandel, pardon. Andare, e dai, io uso, su, sta. Arriandel, perché avete tutto sto bordello? Vuoi essere notato? Vabbè, ti sei far notare. Oh, lalalai. Oh, lalalai. Congelato, congelato mi hai. Vado in giro. Ok. Oie. Ci siamo tolti il congelamento, il grande relax. Porca puttana. Buono, tatte buono, vada via il chap. No, 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 chiuso nell'angolo, no, 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 il fuoco, il congelamento, aiuto. Oh, fuoco e congelamento, tutto hanno a disposizione sti due maledetti. Tanto lei, sicura.
fortuna lui si è spostato. Wow, wow. E mori. Ricordavo più morbido. Ricordavo più morbido. Loppete. Va bene, mi sono fatto prendere in pieno. E niente, anche questa run, questa run. Tentativo andato. Ah! Male! Male! E niente, mi sono arrivato le due pozzettine. E c'è pure la terza fase. Ah! Un bel boss da bestemmia questo, proprio qui. Aiuto, il vero successo raggiunto in questa run è non aver mai bestemmiato. Quello è stato un vero successo. Niente, basta, dai. Ancora soltanto del vincolo. Ah! Aia! Oh. Evviva! Salamella, ah, il Salamella! Il Salamella lo chiamavamo con gli amici. Grande, grazie Shadow. E vabbè, niente, basta, dai. Pazienza, come dicevo, ormai questo titolo o fai numeri belli, belli grossi, nel senso proprio fai delle cose estreme ormai, essendo che è del 2016, ormai è vecchio, quindi devi o fai spettacolo, ormai importa ben pochi. In seguito, perfetto. Evochiamo qualcuno e salutami, salutami a Sorada. Lee Van Cleef, grandissimo. Questo è il tema con questo è in tema con Red Dead Redemption 2. Addirittura Lee Van Cleef, vabbè, siamo a posto, abbiamo il cattivo. Grande. Ed ecco Lee Van Cleef. Mitico. Ciao cattivo. E vabbè, intanto li ringrazio già. Thank you. Gael mi sembra che arriva nella seconda fase. La prima fase arrangi un po', e vabbè, intanto non è che sia difficilissima, soprattutto in tre. Attento, attento di Van Cleef. Spara, le spara, le spara. Ottimo. Oh. Occhio alla salamella. Oh, grande. Mi hanno salvato le chiappe. Grandissimo. Oh no, ciupa. Ok, saltiamo il filmato, già visto. Andiamo dalla... Eccolo, Gael. Eccolo lì, Gael. Andiamo dal tipo gigantesco. Ok, ti lo evoca a questo punto, Gael, perché comunque da qui in poi ti serve. Se dovesse morire prima sarebbe un peccato, da qui in poi però diventa... oh porca zozza, sbagliato, continuo, diventa importantissimo. Era una buona mano. Oh, ciò lì, grande. Ah, bravo, l'altro intanto sta tenendo, gli altri due stanno tenendo occupata. Ride. Perfetto. Abbiamo tutti gli attacchi avvicinati. Dai, l'ha buttato addirittura giù, grandissimo. Ha messo... ok. Ha messo KO, perfetto. Boom. Sì. Grande, sì, sì. Ha messo pure il mega cappello. Bello, bello. Un bel cosplay. Oh, grazie. Grazie. No, ho sbagliato. Occhio che adesso è incazzata come una belva.
Occhio, 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 adesso proprio incazzatissima. Che bordello che c'è qua. Dai, non è male anche così. Così è facile, così è super easy, dai. Anche se rischio di morirci, perché comunque non è mai da sottovalutare. È facile, però dai. Comunque uno spasso. E tutta sta gente che attacca sta tizia. C'è anche il bot, che è forte, oh. Ancora lì, eh. Bon Gael. Bon Gael è ancora lì. Dai, botte, botte per Fride, botte per Fride. Ma com'è forte però, eh? Siamo qua in quattro a pestarla giù. In quattro a pestarla. Niente, oh, non, niente. Teniamo noi la stamina, ma lei va avanti. Occhio. Oh. Basta, 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 basta. Mamma mia, occhio. Va bene, stavolta è andato. No, grazie. Salutiamoli. Grandi. Si tratta di vittoria, sì. Vabbè, così era semplice, dai. Beh, il cumulo di rifiuti, ok. Bam, accendiamo. L'accendiamo. Cumulo di rifiuti, cacchio era? Cacchio è cumulo di rifiuti? Non mi ricordo più, cacchio è sta cosa? What? Ciao Cribbio, buttati, dice, buttati che è morbido. Ah, c'è anche l'immagine. Questa però è una cosa degli autori, eh. Ah, ma si arrivava così, mi sembrava che si arrivasse da un'altra parte. Ok, ok, questo è il secondo DLC. Ah, probabilmente per entrare nel secondo DLC ci sono, magari ci sono due modi, che puoi acquistare solo il secondo, giusto? Immagino di sì. Sì, mi sembra, forse ci sono due modi, però non mi ricordo, non mi ricordo. C'è forse un secondo modo, il secondo modo richiede appunto che tu abbia piazzato tutti i signori dei tizzoni qua e affrontato la prima fiamma. Ok, questo teschiaccio chi era? Ah, il Aldrich. Lui è già qui in attesa. Va bene, armi diverse, no. Via, non fare tardi. Va bene. Allora, lui è già qui. Questo che era il gigante, immagino, o no? No? E niente, non mi ricordo assolutamente. Notrich, giusto. Il sacro. Che testolina, visto che anche loro sono fiammeggianti come noi, queste fiammelle che appaiono un po' in maniera quasi, sembra quasi casuale.
Eccole lì. Boh, ci vorrebbe qualcun altro che lo conosce un po' meglio il gioco, che si ricorda, però vabbè, tanto piazziamo la gente. Ok, e qui sì, questo è il trono del gigante. Eccolo lì. Adesso lei si avvicina al falò. The five lords sit all thanks to thee, most worthy of lords. Addirittura. Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Alla fine della fiera tutti. Tutta sta lore per facciamo incazzare qualcuno. Tutta sta lore, queste storie nascoste da scoprire per poi avere come giusto che sia, ci mancherebbe, si scherza. Però sei il più forte e il più cazzuto di sempre, o la più cazzuta di sempre. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Nobile una, eh sì, nobile un attimo da vedere. Ashen One, are these? Are these eyes? How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Ashen One, this is much like what lies within me. Then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both fire keepers after all. Forgive me, sister. May the flames guide thy way. Benissimo. Per avanzare il livello, quanto ci serve? Vediamo. Ah, possiamo fare un livellino. Tempra, va. La vitalità si è già messi bene, dai. Sì, che già sta salendo pochino, eh. Due punticini per 80.000 anime. Poi. Beh, però. Non stiamo più al fulmine, al sanguinamento. Tre. Vabbè, dai. Vai. Vai, che così poi arriviamo. Alla seconda rana rompiamo tutto. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let her grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame.
Ed eccoci qua, la fornace della prima fiamma. Bello, non volevo parlare perché è un bel filmato. Ho deciso di non aprire bocca perché avrei solo rovinato il momento. Fornace della prima fiamma che assomiglia all'altare del vincolo. Bello, eh? Bello il paesaggio, piano. E via. Si viaggia, in realtà non è un farò normale. Normale, normale. Ah, lo stesso posto? Il primo l'avevo giocato, ma parzialmente, parzialmente. Solo uno? Questo è un altro posto abbastanza invaso, se non ricordo male. Sì, sembra strano perché è piccolo, ma ti invadono, è incredibile. Questo è per andare... Ah, eccolo qua, ok. Ok, ok, allora sì, ci sono due modi. Cioè, se acquisti il primo DLC, c'è la... C'è il teletrasporto a forma di falò subito dopo, a 10 metri. Se non acquisti il primo DLC, c'è comunque il modo di arrivare al cumulo di rifiuti partendo da qui, dal luogo in cui c'è lo scontro finale. Questo è fatto meglio. Beh, dai, sono passati tanti annetti. Vabbè, vi faccio vedere una volta almeno, lo affrontiamo. Figo, eh? Tutto sotto sopra. Ve l'ho detto? Ve l'ho detto, ve l'ho appena detto. Che questo posto è invaso. Ma madonna, chi sei? Cervantes. Cervantes, guarda. Oh! Maia! Cervantes! No, 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 con lo spadone gigantes! Guardalo! Oh! Evviva! Che pippa, oh! No, no. Non sono capace, ma... niente, vabbè. Niente. Sì, hai visto Shadow, appena detto, appena finito di dirlo, che è abbastanza invaso, e niente, oppa, subito. Grazie, mi ha fatto un cazzo. Proprio lui che se l'è cavata male. Vabbè. Mi ha dato quattro occhiali. Vediamo, anche il livello non è sbagliatissimo. 114, in realtà siamo ancora... Sembra che 126 è il livello massimo per fare PvP. Però io me ne frego perché il PvP non me ne frega niente. Vabbè. Vabbè, dai, chiedo a te. Lo affronto con qualcuno oppure lo facciamo una volta per i cazzi nostri, a meno che non abbia sbagliato, ho miscliccato e stavo valutando i messaggi e l'ho già chiamato, l'ho già evocato. No, non mi pare. Chiedo a te, Shadow, dai, chiedo a voi, chiedo a te, non so chi altro ci sia, perché probabilmente qui segno gli spettatori, ma quelli iscritti.
Sì, no, 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 niente da dire, brava, brava persona, bravissima persona, bravo. Il solito così che si fa il PvP, si saluta, si aspetta un attimo, sì, non si fa come quella merda là che ci ha colpito le spalle, mentre stavamo combattendo contro i mob. Allora è stato uno stronzo, l'altro giorno qui eravamo nel primo DLC, nel posto pieno di boschi. Ok, chiamiamo, oh, allora chiamiamo. Non c'è più nessuno. E niente. Di solito qui il segno lo mettono direttamente lì davanti al boss, tanto. Quindi niente, se uno vuole acquistare direttamente il secondo DLC, può tranquillamente farlo. Viene qui, basta mettere il signore dei tizzoni, basta aver ucciso già tutti i signori dei tizzoni. Non c'è neanche bisogno di uccidere la prima fiamma. Vabbè, tocca comunque farlo da solo a questo punto. Aia. Wow. Attenzione perché anche lui ha tre fasi. No. No, mamma mia, oh, no, vabbè, niente, ho perso il momento, ho perso il momento giusto. Peccato perché avevo picchiato per bene. Occio, via, usa un po' tutto sto stronzo, aia. Anche le magie. Putente. Figlio di putente. Figlio della potenza, vieni qua. Anima di Bizzoni. Oh, vaffanculo. Maledetto. No. Mamma mia. Io. Ui, ui. Bevi, via, ma che salto lì dietro? Questo non me lo ricordavo. E usa un po' di tutto lui, insomma è un esperto, eh? Un esperto di tutto, anche di piromanzia. Oh, no. Via, che si incazza come una bella. Ottimo. Oh, che combo, aia, alla combo, presa in pieno. Ah, vaffanbagno. Aiuto. Cosa c'è? Mi metta giù. Ah. Minchia, ho tutto sto casino, sto solo provando ad ucciderti. Scusa, scusa. E niente. Esatto. No, ma infatti non mi ricordavo come funzionasse. No, per carità, sarebbe stata una minchiata. Però non mi ricordavo come funzionasse. E invece così è molto, molto semplice. Hanno semplificato un po' gli accessi al DLC, senza star lì a far casini, giri assurdi. Alla fine. Ci sta, dai, ci sta. Dove cazzo sono le mie anime? Eccole. È bello sto paesaggio, eh? È bella anche l'arena del boss. Madonna! Aia. Dai! Aia! Ci fa un male poi, oh!
No! Ouch! Qui come Full Mage ti fai un culo incredibile in realtà. In anni lì invece le prendi di bestia. Mili le prendi schiaffi a tutto andare. Occhio alle maledizioni. Sì, usa tutto, usa tutto. È un esperto armaiolo. Via. Puttana che botta. Alla faccia del cazzo. Altro che via. Normale che diventate meno di 18 anni. Che qua. Le volgarità si sprecano. Aia, oh cacchio. Puttana Eva, puttana Eva. Laser. È diventato Godzilla. Godzilla. La tristezza, ho fallito. Aiutiamo uno che sta combattendo nel suo mondo. Al volo. Morici! No, basta! Ok, no! Ok, bevutina, doppia bevutina. Sono rimaste 5 fiasche, aglio. Minchia, mi ha tirato via tutta la stamina. Ouch! Stai calmo! Qua stai calmo un attimo! Ma fermo! Pure il fulmine di Zeus. Aia. Aia. Pure i calci. Questa volta ha cambiato il sistema di combattimento, Ha cambiato il modo di combattere. L'altra volta faceva anche il saltino all'indietro. Ogni volta lo affronto in maniera diversa, praticamente. Anche se in questa fase più o meno è sempre. Sempre questa. L'ultima fase ovviamente. Puttana il cacchio. Ouch. Vaffanculo. E niente. Va bene. La settimana dopo che uscito ancora il suo sapeva come entrare. Minchia, era difficile, oh. E vabbè. Era un po' esagerato. È vero che ha una bella community, questo. Hanno una bella community i Dark Souls, però così esagerato, dai. Ecco lo spirito oscuro, oh. Era alte derive, ah, però l'ha fatto bene, dai. A parte i capelli, l'ha fatto abbastanza bene. Perry non mi sembra. Mi pare proprio di no. Questo è lo spirito oscuro. Niente, è un posto in cui ci sono pochi aiutanti e tanti invasori. È un mixo, c'è l'inception di giochi. Oh, tutte le volte è un bordello a ritrovare le proprie anime, Non è che ne avessi tante, è solo per curiosità. Eccole lì. Tutte le volte, oh. È grossino questo posto, eh. No. Sa proprio di no, è troppo grossa la sua spadona. Aio, tu sei maledetto. No, Dio buono. Ah, cazzata. Oh, bene. Ma bastardo. Tua sorella. No.
Ah, e ciao. Addirittura? Che culo! Visto che lui si stava pimpando, noi siamo riusciti. Oh, ai. Almeno ci siamo curati dall'avvelenamento, però sto facendo usare. Aiuto! Ma dai! Ma dai! Solo vedo di averla schivata prima, e niente, mi sono sbagliato parecchio anche. Aia! Che vergate che tira, oh! Nonostante fossi imparata! Oh, no, 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 no! Niente, ha fatto in tempo a curarsi. Stacco. Stavolta usa cose diverse. Beh, bello. Fa vedere quanto è variegato sto boss. Aiu. Aiu. Una bella varietà di attacchi, eh. Dio santo. La prossima round tutti boss senza morire. Sì, certo. Come no? Oh, Godzilla! Godzilla! Aiuto! No. No! Va a quel paese, va! E le tue magie! Ussi! Ussi! Ussi che non sei altro! Ussi che è! Oh! Che culo! Me lo ritrovo l'affare! Guardalo come si agita! No, Dio santo! Ah! E anche lui rotola, eh! Puttana che sberla! Una bella sperla fiammeggiante. Come on. Buona. Via. Pimpiamoci. La stamina. Boom. Ma come me l'ha portata via tutta? Aia. E niente, non entra sta combo. E la fine. Ah. Non ci sono neanche tanti aiutanti da queste parti, eh! Oh, can! No, la manina! Tieni le mani a posto, vecchio porco! No, buttata! Buttata! Bravo! No, allora. Niente, oh. Vabbè, facciamo pochi progressi. Geralt purtroppo era un invasore, sennò sarebbe stato ottimo per affrontare l'anima di Tizzone. L'anima di un tizzone d'inferno, come diceva Kit Carson. Tizzone d'inferno che non sei altro. Ma ha fatto consumare anche un bel po' di braccio. Non sono mica gratis ste robe qua. Mi ha fatto fatica a tirare su bracci. Oh, che è? Ma pensa a te. Dai, allora, devo fare una veloce pausa natura. Chiedo scusa, però c'è una novità. Vediamo se funziona. Se qui ci invadono, pazienza. Arrivo tra poco. The rosary's now got a clip attached. Ah, perfetto, fatto, trovato. Cosa sta facendo George? No, non ti incasinare. Ok. Pistola, spaccagli il culo.
Cazzo, mi fai la linguaccia. Scena epica per Shadow. Andiamo con Johnny, che può ignorare la, l'armatura. Vediamo se ce la fa. Dove guardi, Johnny? Grande Johnny, senza neanche guardare. Venite, sedetevi. Carlos 3. Altrimenti continuerà a far lavorare tuo figlio. Già, ma temo che tratterrà lì Pablo anche se dovessi portargli qualcun altro. Fortuna che mi sono offerta di sostituirti. Tu? Lo faresti davvero? Non vogliamo mica deludere il capo, no? Grazie. Se vedi Pablo, digli, digli che sono qui. C'aveva quello dietro di noi, ma che cavolo stava facendo? Toccava, faceva. Sono praticamente dei vestiti con, appunto, con un cartone in testa, come dice Piuma. Che roba impressionante. E sono pure bagnati. Che cacchio. Lui no, vabbè, lui è elegante. Lui c'ha addirittura la zip qui. Questi invece sono un po' bagnati. Che dettagli, ragazzi. Non basta che non dormo stanotte, me la chiamano un'epicella. Ormai è la generazione attuale. A questo punto potevano mettere la sta barchetta. Sì, sì, ma a quanto pare su tutte le barche sono così, Johnny. Johnny, Johnny. Vieni a giocare su Fortnite, Johnny. Cacchio, che roba impressionante. Potrebbe essere tipo gli immortali. Che puttana. No, sto uscito dal mondo di gioco. Cazzo. No, sono uscito dal mondo di gioco. Ma lol. No, 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 sei finita. Ma lol. Ops. No. Niente, non posso più tornare in vita. Glitchato male, sì, parecchio. Fico, o il mondo di gioco si allontana, guardate la mappa. Non si sente? Grossa, ma in realtà se ne va, se ne va. Se ne va la mappa. Si allontana sempre di più. E non posso morire, sono immortale. Fatela, clip immediata. Ho giocato di Isaac. Sedia, una bella sediata in faccia, direi che fa bene. Decisamente defunto. Tra un attimo. Oh Cribbio, cosa succede? Aiuto! Perché? Che cazzo? Ah, no. Ma che sfiga, oh, basta, ma che cazzo è successo? Vabbè. Tanto l'avete già visto. Ok, ci sono. Ma dicevo, non si sentiva. Non si sentiva, la musica non si sentiva, l'ho sempre messa perché prima avevo un problema. Sempre messa perché prima avevo un problema, ovvero non si sentiva l'audio del video. Adesso l'ho aggiornato oggi, mi sono accorto oggi che c'era un aggiornamento di... Ah ok, mi sono accorto oggi che c'era un aggiornamento di OBS, mi si era forse buggato, però perché la musica la facevo partire tramite un altro programma. No, prima facevo partire la musica manualmente, Shadow. In realtà era un altro, ho trovato una musica che durasse quasi 4 minuti, quindi era perfetta. Ecco che era il Tedrivia, dai. Con lui ce la possiamo fare. Non c'è nessun altro, vero? Niente. Si sentiva il video, comunque si sente adesso, bene, bene. Ah, giusto per far sentire qualche volta le scemenze che dicevamo, che dicevo. No, no, lasciami in pace. Oh, bene. Non riesco a fare la fatality da davanti, no, eh. Lasciami in pace Geralt.
Anima di puzzone di sto cavolo. Ok, in due cambia, in due cambia la musica. Via, basta. Avrei... Eravamo arrivati a metà vita, in effetti, già da soli. In due... Ah, se non fa stronzate. Bastardo come questa. Oh, no, 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 no. Aggriamolo, ok. È che sono io il portatore della brace, è meglio se mi prendo io l'aggro di sto bestio. Ovvero attiriamolo su di noi. Oh! Lascialo! Lascialo! Ah. Grande, 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 botte, 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 botte. Sì, dai, eravamo arrivati a metà vita in due. Gli abbiamo rotto il chiurlo, aiuto! Attenzione a sottovalutarlo, grande Geralt! Wow! Ti ringrazio! Buona! E qui puoi invocare la guardiana del fuoco. Va bene, se facciamo questa cosa finisce il gioco, quindi no, quindi andiamo nel secondo DLC, dai, andato. Ah, vedi, 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 vedi. Ah, pensavi fosse nel video, no? No, perché non catturava l'audio, quindi avevo, alla fine avevo deciso di fare così, lanciavo un altro programma e ci mettevo sopra la musica. Ehi, trucchi, trucchi, trucchi del mestiere. Sai che roba? Sei pronto? Ah, potremmo fare una cosa, visto che ci hanno dato gentilmente una mano, ricambiamo. Ricambiamo. Così intanto iniziamo, poi iniziamo secondo DLC e poi lo... continuiamo poi la prossima volta, o se no vediamo, diamo una mano comunque, visto che non c'era un cacchiarola di nessuno e magari qualcuno ha bisogno d'aiuto, no? Se non ricordo male, questa roba qui la puoi comunque usare nei poteri eccezionali veramente. Vediamo. Non se ci invadono anche, perché, come dicevo, è invaso. È un posto invaso. Invaso dagli invasati e dall'invaso. Oh, cazzo! Aiuto! Per andare a valutare sti messaggi. Rischiamo di morirci. Ok. Arrivo. Bello, bello. Ben fatto e ben fatto, insomma. È divertente, è divertente. Sia giocato online sia per i fatti propri. Su Play non so più quanta, non so quanta gente ci giochi ancora, sai, Shadow? Purtroppo. Però magari tra cavi benissimo da solo, quindi buonanotte. Però su PlayStation già un annetto fa, quando ci giocavo, non c'era quasi più nessuno. Più di un anno fa, più di un anno fa. Cioè, quattro gatti, purtroppo. Boh, non saprei. Ecco qua, forse questo qua ci stava evocando, vediamo. Questo qui ha usato, si è piegato, ha usato una magia, non so se ha usato le dita avvizzite, potrebbe essere. Però lo vediamo dopo un po' di tempo, quindi magari non era ancora comparso il mio segno. Vediamo se ci evoca. La spada mutaforma? No, no, no. Non so cosa ti dia la sua anima, ma la spada mutaforma? No. Quindi destrezza, fede, passa la paura. Ah, beh, quello sì, sì, sì. Sì, 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 anche se non trovi
persone con le quali cooperare, poi se segui anche le quest, se non sbaglio anche qui dovrebbe arrivare qualcuno a darti una mano, c'è un bot, se segui bene le quest ti arriva comunque un aiutino anche da parte dei vari bot, il che non è male, così danno i bot, cadeni bot. Bot da me vuol dire botte. Si picchiano e ti aiutano, insomma, anche il solo. Puoi giocarlo tutto offline e ci sono i bot che ti danno una mano e sono comunque efficaci, anche perché sono ben fatti. Vabbè, abbiamo visto che il maestro di spada, quando eravamo contro il campione, è caduto più volte dal burrone, insomma. Non è che sono furbissimi. Infatti il maestro di spada in questo gioco mi sa che non l'ho mai affrontato, è uno dei primi umani, diciamo, che incontri, che è il tuo nemico e che è anche fortino all'inizio. Io tutte le volte non sono stato di troppo, ho fatto cadere di sotto e buonanotte, tanto il drop te lo dà comunque, basta ricaricare o andare al falò. Ed è uno degli aiutanti, insomma, come intelligenza artificiale non sono il massimo, però quando combatti contro il boss, contro un boss qualsiasi, sono utili, ma si prendono loro l'aggro, cioè portano verso di sé il boss, alcuni reggono bene, altri un po' meno, altri magari attaccano con le magie, insomma, anche quello aiuta, che quello aiuta. È fattibile, anche con la Claymore in realtà è fattibile. Sono io che ho perso davvero tanto la mano con questa tipologia di giochi, ma alla fine è possibilissimo farla, fattibilissimo. Anche l'armatura non va un cazzo bene, eh. E beh, cambia poco, per carità. Però... Cavaliere Arato è un po' troppo pesante. Verso sfuoco. Boh, proviamo la roba della spina, va. Proviamo l'armatura delle spine, vediamo. Sì. Oppure è solo quello. Ah no, c'è tutto. Sa che non riuscirò più a muovermi. No, 60, dai. Buono, dai. Questa dà comunque abbastanza. Cos'è che era? Lanzatrice. Meno fiamme. Anche un po' più. No, dal fuoco dipende, purtroppo. Vabbè. Però è figo, dai. Ci cambiamo un attimo. Ti rifiuti di giocare da mago. E da mago sei forte, sei fortissimo. Basta, dai, non ci vuole nessuno. Non ci vuole nessuno. Non posso andare all'altro falò perché sennò finiamo il gioco e non va bene. Oppure c'è troppa differenza di livello tra me e quelli che lo stanno affrontando adesso. Magari anche questo è, perché sono troppi livelli di differenza. Mago è OP, mago è OP comunque. Spacchi le chiappette anche a sto boss. No, Cribio, sono caduto di sotto. Sto lui funziona ancora, puoi ancora trasferire. Con l'anima dei signori puoi usare. Puoi prenditi una lancia di luce solare, xxam, oppure l'anima dei signori ti dà lo spadone del vincolo del fuoco. Questa è una bella trovata, dai.
Tizzoni ricolarono la prima fiamma e il loro rappresentante divino brandiva questo spadone. Questa lama spirale, ritrovata in un falò, esiste molto prima dell'arrivo dei signori stessi. Abilità, brace, fuoco si riavviva temporaneamente scagliando fiamme in avanti. È un buono spadone. È un buono spadone. Sorella Frida invece cosa ci dava? Ah sì, abbiamo visto prima. La gara di Frida la usiamo, dai. Sì. Boom. Mentre questa la teniamo. E magari la run rotta la facciamo con... Ashen One, if when thou peerest upon the first... Facciamo quello spadone. Thou wishest yet for a world without fire. For an end to the linking of the fire. Then call upon me. I am a fire keeper, and I tend to the flame to the very end. Thou hast given me eyes, and such it was they showed me. Very well. Ok, e qui praticamente abbiamo la possibilità di fare due finali. Ora vitalità va bene, e niente, 43, forza, via, andiamo nel DLC, basta, grazie, anche a te, la pace sia con te. Diamo il cumulo di rifiuti, e via. Your head square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last, but here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Well, that came out of nowhere. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? I've none of that, not a smithereen. C'è addirittura le braci. Uno spadone fin di foglia. È ben rifornita, dai. Direi non è che abbia molta roba, però, ops. Street. What on earth? Keep your marbles intact, love. Anche lei si rivolge a noi femminile. At least until I lose mine. Abbracce! Ottimo! Guarda il messaggio degli sviluppatori, diciamo, è il momento di saltare giù, diamo un buon voto anche al giocatore, e quindi spiegano subito che c'è una nuova meccanica. Se cadi nella cenere, non ti fai niente. Sì, 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 una vera ladruncola. O cribio. Qui si vede che siamo nel secondo DLC, comunque si deve venire qui con il livello 100 superiore, se no almeno livello 100, se no qui ti spaccano in due, ti spipettano, fumano come una sigaretta elettronica proprio. Ribio, vero? Ciao! Ma anche qua non ti fai male. No, 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 no. Aiuto. Let me go. Ok. Ma che cazzo.
Oh, via. Ehi, rompi balle, oh. È vero che non li sento, però porca miseria, ti saltano addosso di brutto. Titanite scintillante! Tanto scintilla bene la titanite scintillante! No! Occhio! 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 Boh! Tutti i tuoi fantasmini per te! Buona! Mori! Mori! Cagliere di titanite e qui invece no, lì, non qui, lì, giù, falcetto nebuloso, attenzione sopra, ecco cosa dicevo, per un level design comunque è fatto molto bene a livello di level design, torna ad essere grandioso, diciamo, come l'originale, come gioco base, insomma. Non che sia brutto il level design del primo DLC, le ceneri di Ariandel, però secondo me questo è fatto meglio. L'hai visto che figata? Carino, è carino che verticalizzi parecchio. Buttati! Però c'è quel robo là che rompe le palle. Si fa fuori più avanti, più avanti lo si elimina. Adesso non è possibile. Oh! Questi nemici che apparivano così ovunque, così li ricordavo. Che apparissero così e proprio alla bastarda. Meno male che lui è rimasto giù un attimo. Ok, uno è andato. Aia. E l'altro mi uccide. No! Ah, che sfiga! M'ha anticipato, grande! Vai, vaffanculo! Basta! Cazzo! Citti? Sì, citta. Sta cittando! E allora ti è! Vada via, ciao! La città di bello è un pezzo di titanite, questi sono già... Un drop belli grossi, belli corpulenti. Un po' di anime. Che ti aiutano anche a salire un pochettino di livello. Ok, saluti. Allora, da questa parte. Oh yeah, si va avanti. Qui invece che c'è di bello? Ok, ciao. I nostri carissimi amici mostri, allora basta. Pezzo di titanite, comunque si dice. Sono buoni drop. Buoni come te. Ok. Shant, pisce, dosi. Che bastardi che sono questi. E poi ti arrivano così. All'improvviso. Sono anche tanti, Oh, la loro forza è essere diventati un po' troppi. No. Ah, e niente, la loro forza è essere tanti. Funziona. Vabbè, abbiamo attaccato in tanti la povera Fride. E niente.
Allora, o no? Sto buono. Qui cosa c'era invece? Qui cosa c'è? Cosa c'è? Che parlo del passato, cripio. Tanto non mi ricordo, prova colpi critici. Ah, ok. C'è un grasso. Attento al grasso, no? Non perché sia obeso, ma perché è grosso. Vediamo se passa qui sotto. Ronzo, non fa l'ombra. Lol. L'unica cosa fuori posto è l'ombra. Stiamo volando. No, merda. Ah, essere putrescente, dannato. Sfondamento morbido di occulto. Vai. Che panza, eh. Sfondata, panza sfondata da Kenshiro, eh. Ah, il fante di cuori. No, pirla. Vabbè, poi niente. Andate. Sì, esatto. Maledetti. Maledetti fantasmoni. Maledetti fantasmi. A Indersi non c'è tanta gente. Vabbè, siamo. Vabbè, sono. Questo è molto bello. Però vabbè, normale, non ci sia tanta gente, ma anche perché. Appunto, cerca di mettere, di accoppiare i giocatori in base al livello, cioè tipo c'è un limite comunque molto più ampio rispetto ai vecchi titoli, però un limite c'è, e quindi magari anche per quello che uno arriva qui a livello molto più alto e anime recuperate un cazzo. Ho recuperato una sega. Qui c'è qualcosa? No? C'è la morte? Lui ci chiude là dentro? Siamo spacciati. Basta? Ok. Con quanta violenza, oh. Non si arrende mai, eh. Però anche noi abbiamo un sacco di stamina. Ah, sentiamola. Eccola lì. Niente? È tutto casino per le anime? Vabbè. Una pazzata mortale. E basta, c'era solo lui da questo lato. Solo. Vabbè. Questo rompiballe. C'è sto rompiballe. Di lì questa robaccia. Stop. E ci facciamo un giro strano. Splash. Andiamo giù. Tanto qui abbiamo recuperato tutto, giusto? Questa non era una parete, ok. Una parete non si può rompere, qui si scende. Ah! È bello che la fisica anche il cadavere che ti accompagna in questa caduta. È dotato di fisica a sua volta. Sì, neanche un drop. Anime. Oh. Anime e basta. Lasciamo pure in pace i cavalieri. Vediamo un attimo cosa c'è qui a destra.
Eccoci. Qui non so se ci sia qualcosa. Non vedo niente brillare, ma... Oh, sì, qui sì, qui sì. Brace, urca. Ottima la brace, via, 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 perché sono tanti. Potremmo mettere un messaggio poi dove c'è la parete invisibile. Ma non ora. Sdang, ok. Così abbiamo una shortcut. Ok. Anime oscure maggiori. E basta. E basta, basta, basta. No, no, no. La bestia che folla, oh. Via! Via, 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 via. Mannaggia, oh. È lui che evoca sta merda, fermiamolo. Ok. Sta merda. Evoca queste schifezze. Cenere. Pluffete. Doppino. Eh già. Anello d'argento, serpente più 3. Cos'è che era questo? No? Cioè, cosa fa questo coso? Cosa fa? Anello d'argento, serpente, eccolo qua. Aumenta le anime lasciate dai nemici, e non è male. Può tornare utile. Qui non c'è niente. Faccia di serpente. Andiamo a mettere... Ploffete. Andiamo a mettere un messaggino veloce. Via, 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 via. Sempre che si riesca, qui c'è una folla assurda. Non lo mette nessuno perché c'è troppa gente. Troppa gente. Gente, tutti sti schifi. No, 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 no. Mamma mia. Lasciatemi mettere il messaggio. A parte che forse non lo legge neanche nessuno. Cazzo fai a leggere? Ah, con tutto sto bordello intorno. Questa, via, via, via. Sho, sho, oi. Zam. Che male, oh. Puttana, che male. Smanetta, 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 più non posso. Ok. E basta, non devono arrivare all'infinito, no? Oh, che cacchio! No, 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 niente. Niente, mi sa che arrivano all'infinito, sì. Porca troia. Spam! Al culo. Ah, aspetta. No. Che scemo. Ah, è il teschio di cristallo. Dov'è? Ah, ce l'ho già? No, dov'è? È qui, che scemo. Oh signor, è qui, qui, è qui. Via. Sì. Ah, ci hanno valutato anche un messaggio nel frattempo. Quello che non ho scritto. Grazie per non aver scritto niente. Si riuscirà a metterci un messaggio qui. No, eh. Arrivano all'infinito. Ho un buon posto per far fare anime. Ci metti 2 secondi a farli fuori. Pestano di bestia, c'è da dire. C'è da dire che ti picchiano giù come se non ci fosse un domani. No, scemo. Dai, fanculo a tutti. No, non si riesce. È vero Shadow, se riesci a piantartelo su prima di che muoia il boss da tante anime. Stiamo consumando braccia da tutto andare, tante braccia.
Vabbè, sono anch'io che la uso. Le uso troppo spesso, probabilmente. Niente, ecco perché non c'è nessun messaggio là. Perché non si riesce. Dai, guardate a fanculo. Allora, bestia. Questo qua che cade. Via. Non esatto. Non riesci. Fossimo riusciti, probabilmente sarebbe stato anche valutato più e più volte. Avrebbero apprezzato sicuramente lo sforzo. Però, visto che non si riesce a mettere, basta, andiamocene. Ah, le anime, vediamo, dai. Vabbè, aspetta che tutto un momento che abbiamo sbloccato la shortcut. Ecco, prendiamole. Che cazzo? Beh, ma che male, oh. Un po' esagerato, eh. Dai, ma va a far culo. Niente, dai. Abbiamo recuperato, via. Ci ho provato, ma lì bisogna ricordarsi a memoria anche dove è la parola segreta. Moneta arrugginita, shock. Ho fatto prendere un colpo. Buona la mano che usciva dal terreno, invece era una delle armature che si è rotta. Spam! Ed ecco qui il primo schifo. Questo essere merdoso. Eccolo lì. Essere merdoso, l'abbiamo tolto dai piedi, buttati! E questo è Gael che ci indica la strada. Però prima di buttarci saliamo là sopra. La strada che si è appena aperta. Sì, ci vuole un secondo tizio. Ci vuole un aiutante. Via. Oh, look at you. You've got your head screwed on, correct? Fantastic. To meet a kindred spirit on this god's forsaken crag, call me Lab. I can't remember my real name, so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh, you'll see. Oh, in all honesty. E niente. È arrivato il cavaliere a interrompere il discorso tra noi e Patches. O evidentemente Patches. Anche dalla posa. In all honesty, there's something I should tell you. Apollo. Yes. I try to play it off, but I haven't a clue about my past, who I was, or what I lived for. Not even my own blessed name. That's why I've come here, searching for the Purging Monument. Said to be in the Ringed City, where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me remember anymore. Well, so if I completely forget, come on, what else can I say? Vediamo se si riesce a
fare il solito giochetto, ovvero di inquadrarlo. Mettiamogli nella testa, no. Te lo fanno vedere o no? Andiamo. C'è niente. Vabbè, è un vago. Ok. Che stronzo. Non è riuscito a seguirci. È riuscito nel suo intento. Ci ha seguito. Buttati che è morbido. Vabbè, qui ci sono più strade, no? Oh yeah. Smettila. Puttana. Meno male che c'era cenere. Sì, esatto. Lui non c'era proprio più la testa. Oh, cazzo, Clay. Dai. Aia. Potremmo andare di qui o di là. Aio. Aio. Vabbè, ci sono un po' di strade. Scegliamo questa, va. Prendiamo questa. Oh. Ok, vado giù. Oh. È bello quando ti buttano giù così, tanto in questo posto non ci rimani secco. C'è la cenere, ha da tutti i colpi. E finalmente il falò. Anche se finalmente, diciamo, nei primi Souls, se non ricordo male, c'era un falò di 300.000 km. Quindi qui ce ne sono anche tanti, insomma. È rimasto un gioco impegnativo, però dai, con uno sguardo anche a chi si approccia per la prima volta a questa tipologia di giochi, che hanno semplificato alcune meccaniche e hanno fatto bene, secondo me. Sennò non è che puoi fare giochi di nicchia in questo periodo. ancora quando sono usciti i primi Souls ci stava, però adesso i giochi troppo di nicchia, va a finire che rimane così di nicchia che te lo comprano i quattro gatti. Prendi giochi ai Souls, però appunto dicevo, il discorso è, non devono esagerare, ecco, non bisogna esagerare. Infatti di un Souls, infatti quello non ce l'ho, ma devo essere sincero, non sono andato avanti perché è frustrante. È frustrante veramente, l'ho trovato troppo frustrante. Sì, era troppo. Uno ogni boss era un dito in quel posto. E allora adesso ci mettiamo al riparo. Per fortuna se la prende anche. Aia, le amici. Allora, fulmina lì. Queste del vabbè, va l'inferno. Qui ci sono gente che mi picchia, c'è cioè, cosa che ci spara. Vabbè, niente, roba. Via. Prima va eliminato anche lui, altrimenti non si va avanti. Guardalo qua l'assassino. Mostro più avanti, esatto. Ma tu sei un pezzo di cacca. Bam. Sì, c'è un altro.
bisogna trovare gli stronzi che lo evocano. Li abbiamo visto prima come sono fatti, quindi troviamo, lo ammazziamo e con il Robby smettono di rompere le scatole. Muschio purpureo, perché sì, è pieno di veleno, quindi tiriamo via la testa, ci mettiamo la protezione, muschio purpureo, appunto. Ok, altra zona velenosa. Piromante del deserto, esatto, c'è buona roba per il piromante, però un po' ti trollano. Tunica, c'è buona roba per il piromante, ma poi c'è anche un boss che col piromante alla fine della fiera mi bestemmiare come un maledetto. Mi fa bestemmiare, non ce l'è. Oh, Cristoforo! No, per un pelo. Tium, 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 tium. Avvelenamento, ma sì. Ma sì. Tanto. Rieccolo. Oh, I know who you are. Great to see you still in one piece. I can see why they call this the dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the ringed city rests below it all. Don't mind me. The ringed city. You needn't worry yourself with this nonsense. I just wanted to tell someone. Maledetto. I'm sick of old Humpty. I should stay quiet. Wait. I'll make it up to you by letting you in on a secret of sorts. Past here, you'll find the remains of a giant earthen tower, half submerged in a poisonous swamp. Not a very nice place to visit. Only there's precious treasure in the thick of the swamp. I didn't have any use for it, you see. So, sorry, I left the whole package behind. If I get the chance, I could go fetch it for you. But if that's too long to wait, go nab it for yourself. I know who you are. A righteous warrior. Yes. With a solemn duty to boot. Well, grab that treasure. That's as good a duty as any. Past here, you'll find not a very nice. If I well grab that. Okay. Perfetto, andiamo. Ah no, qui era chiuso. Tana. È chiuso. Tium, 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 tium. Quindi traglieggia come un bastardo. Oh. Le anime, dove sono finite? Le mie anime. No, e basta. Forse sono qua dietro, sì. E basta. Oh, non sono qua. No, puttana leva. Troppo veloce. Puttana. E vaffanculo. Lasciatemi in pace. Un cazzo di secondo. Non è quello lì, ma vada via il chat. Perché sono morti sopra, quindi merda, sono rimasti sopra. Oh. Oh. Viva la cenere. Viva la cenere. Via, 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 via. Che non serve farli fuori. L'anima me la prendo al volo. Salve. Arrivederci. Statevi bene. Fateci bene. Salve. Come va? Lo proteggi il bello? La lastra di titanite. Puttana Eva. E
pensa a te, pensa un po' cosa nascondeva. Ricordiamoci l'avvelenamento. Per andare avanti mi sembra di qui. O forse. Ah no, bisogna. Ok, bisogna andare, sta andando quel tipo. Via via via. Ok, qui possiamo ripararci un attimo. Ma che da ripararci? Aiuto! Mi sbagliavo! Chiedo venia. Ah, aia! Sono ancora avvelenato? Oh, che barba! Questo vedendo, c'è uno su queste zone avvelenate, oh! No! Maledizione di cosa? Ma vaffanculo! Che cazzo è che mi ha maledetto? Ma che cazzo? Ma forse abbiamo presa prima da qualcosa. Basta buttare le braccia, basta, basta. E perché scarseggiano? Non è che possiamo aiutare tantissima gente da questo punto in poi. Neanche se volessimo aiutare qualcuno per farmare bracci ci vorrebbe tempo. Che strunzi. Pezzi di... Sono tante strade, comunque appunto come level design non vi è paragone con quello precedente. Secondo me, poi ci mancherebbe. Senza offesa, non è che quello prima sia brutto, ripeto. Sono brutto DLC. Oh, fottiti! Ah, che palle! Niente, qua... Qua è proprio... Sei morto. Forse dalle urla, oh. Forse quelle urla è una maledizione, oh. Ah, dicevo basta sprecare i bracci, perché effettivamente qua proprio vanno via come il pane, come il buon pane fresco del prestinaio. Via, anche le anime, vabbè, se ci passiamo, vabbè, proviamo quel nulla che c'è. Ma cos'è che proteggi da queste parti? Ah, un pezzo di titanite, ok. Ti danno molta roba per potenziarli, perché effettivamente serve. È una di quelle schifi. Lo c'è. E basta. No, affanculo. Basta. Che stress. Non è stressante. No, non è questo il posto giusto. Qui abbiamo già preso la lastra di titanite, che direi non è male. Non è affatto male. Qua c'erano tutti sti cosi. Lascia perdere. Dobbiamo tutte mollarli lì e chi se ne frega. Oh, ecco la maledizione. Ah! Se stai fermo ti maledice il creep. Non è possibile farlo fuori, Shadow. Quello che spara a tutto andare. L'unico modo per ucciderlo. Dai, puttana Eva. Perizoma. E indossare un perizoma, no, scherzo. L'unico modo per ucciderlo, Shadow, è uccidere quella. Come dire. Una specie di bruco da cui nasce. Quello è l'unico sistema per non farlo tornare, per eliminarlo. È veramente anche fortissimo, avevo provato col... Guarda la curva di game, va bene. Avevo provato col piromante potenziato al massimo. Oh, è duro come la roccia quel coso. Devi uccidere il coso che lo fa spawnare. E sono nascosti. Uno è nascosto da queste parti. Prima te lo fanno trovare, così ti fanno capire subito... Prima te lo fanno trovare immediatamente, così ti fanno capire subito cosa devi fare. Dopodiché ti arrangi a trovare gli altri. È nascosto in mezzo alle piante lassù, se non ricordo male. Più o meno lì di fronte a noi. Quindi ti tocca passare per forza da qui.
tanto puzziamo. Oh, però non ho già visto, che culo. Adesso ci vedrà, occhio. Ci sta cercando. Ci ha trovato. Quel bastardo dovrebbe essere qua dietro, vediamo. No, porco cane. Oh, una maledizione, una maledizione, una maledizione. Oh, cazzo, dov'è che è? Oh, non è lontano in realtà. Ah, forse da qui. Vai, rompi cazzo. Ma vaffanculo. Come se ci fosse già poca roba da affrontare. Corri, 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 queste fasi platform. Eccolo lì, il bastardo. Eccolo qua. Eccolo qua, lo schifo. Adesso sì, adesso non c'è più. Oh, fallo! Yes! Così possiamo recuperare anche un po' di roba, volendo. Trovato, trovato. Sì, mi sembrava che fosse qua dietro. E infatti, Sì, perché poi ti rimangono impressi. Anche soprattutto quello in particolare, perché è ben imboscato, eh. Ti rimane impresso, dici, ma dove? Ah, ecco qua. Una volta che lo trovi, dopo te lo ricordi. Esatto. Esatto. Dai. Ah, per un pelo. Vale, sto avvelenamento, ok. Eccoci qua. E non riusciamo a prendere anche questo troppo, in tranquillità. Anello della bilingualenza più 3. Questo cos'è che serviva? Boh. Aia. Dov'è? Questo, ok. Aumenta PV, energia e carico massimo. Perché non posso equipaggiarlo? Ah, uno solo alla volta. Buono. E qui? Ah, già, scusatemi. Ok. Sì, che poi sto coso ormai è un po' obsoleto. È anche un po' obsoleto. Potremmo mettere... Aumenta i PV recuperati con l'Estus, dai. Tanto ormai recuperare il PV, piano piano, non serve molto. Mentre quello con gli attacchi consecutivi ce l'ho ancora, vero? Esatto. Così rendiamo più efficaci le fiasche di vino. È interessante, quel mostro. Va bene il suo mestiere. Stressa. Sì, esatto, proprio tutta. Ho un po' esagerato, in effetti forse era meglio... non è forse. Ho voluto fare così, ma vabbè. Probabilmente se avessi già raggiunto 50-50 con... Cacchio, sta morendo là, boh. Perché ci muore? Boh. Niente, cazzi suoi, chi se ne frega. Qualcosa che sta morendo pian piano.
Va bene, adesso tutta sta intricata. Intricata strada. Andiamo avanti. Una basta, perché quello l'abbiamo già fatto. Qui sopra non mi pare che ci sia niente di utile. Altro non so neanche se posso salirvi. Sì. No, c'è niente. Dietro là abbiamo preso quello che c'era da prendere, giusto? Sì, il bastardo è andato. Il problema è che se crepi devi rifarlo tutte le volte. Che buco! Non ho capito. Vabbè, comunque l'ho valutato positivamente. Che abuso. Proseguiamo. Non è lui il nemico temibile, eh. Pietre prismatiche, e beh. Ah, attacco in salto per il tipo grande grosso. Ed ecco il nemico temibile. Occhio. Poi la nemica. Ciao cretino. Oh. Puttana che botta. Bevi, bevi. Cristoforo. Bevi, bevi. Oh. Normale che se è tirata indietro che passerà, oh. A zozza. Aiuto. Oh. Non ci si cura nel PvP, lo sapevo, no. Questo è un bot comunque, Questo è il bot, Più avanti c'è una soluzione strana, vediamo come andrà. C'è un boss particolare più avanti. Vediamo come andrà. Molto particolare. E basta. Le finite le fiasche, eh? Meno male. No, zozza di una. Ok, oh. Mamma mia. Porcella. Ventaglio di fiamme. Sì, c'è un sacco di roba utile per il piromano. Sì. Esatto, Shadow. Quello di diavolo della porcellona. Però ho un sacco di vita, eh. Essere senza vestiti aveva potenziato parecchio gli HP. E cacchio. Wow. Bene. Questa timica di andare di sotto. E per fortuna ti piantano qua un bel falò. Ok. Adesso sì che dobbiamo usare le braccia. Che è abbastanza ovvio. Se c'è un falò qui, dopo tutta sta strada. Un classico giapponese, donne non roba hanno addosso e più sa che valore armatura. Esatto, Shadow. Potremmo evocare il buon Lap. Mm.
buttati, non morirai. È vero, è vero. Non mente. Invochiamo il buon Gael. Quale ci ha già aiutato prima? Ma non lo salutano? No, no. Sono giochi in cui i bot comunque salutano. Non è questo. Non è questo il caso. E invece qui c'è l'altro. L'app, via. Bandito più avanti. Buona. Evochiamo i bot. Sperando che non cadano di sotto. Nel posto sbagliato, perché noi dobbiamo cadere qui. Vacca di una puttana miseria, che cazzo di salto della minchia! Brr. Aia! Un po' di fuoco qui non sarebbe bastato. Un po' di fuoco e fulmine. E questo è il primo boss. Aia! Aia! Attenzione, attenzione, no, 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 no! Facciamo minchiate! Botte! Va bene! No! Scemo, troppo veloce! Vabbè, ciao. Vabbè, a mani nude almeno prendo più fretta la medicina. Dai. Basta. Ho potuto farlo solo perché ci sono loro. Altrimenti, come dicevo, sono utili, anche se stiamo siamo in compagnia dei bot, però sono ben fatti. Ok, baffiamo l'arma. Soprattutto su questo dovrebbe funzionare, no? Ok, finito un po' di fiamme, ottimo. No, 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 dai, finiamo questo almeno. Ok, uno è andato, ma ovviamente non finisce qui, sarebbe troppo facile. No, attenzione, dai, adesso è il momento di approfittarne. Ho cribbio, lo scudo. Bene, bene. Occhio. Ed ecco la sua vera forma. Occhio. Perfetto, bravi bot. Attaccano da dietro. Oh. Puttana, che botta, però non ci ha shottato per fortuna. Oh mamma mia, poi mi finisce il fulmine del cazzo. Eh,
che alito pesante. Aia. Nota anche a 360 cazzo di gradi. Queste le ho messe male, vabbè, fa niente. Tanto loro si prendono l'aggro. Beh. Ok. Oops. Yeah. Minchia, oh, stavo facendo niente. Oh no 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 no. Bravo! Bravo il bot! Grande il bot! Che guglio! Volevo andare lì io a fargli la mossa brutale, ma ha funzionato, bravo bot, bravo bot! No, mancato. Roccio. Vai. Ecco, approfittiamone. Faccio un po' di danni. Oh, cazzo! Senza sta roba non gli fai niente, oh! Senza il fulmine, no no no! Ah no, pensavo stesse cadendo, niente. Puttana! Cazzo! Che ha ammazzato Kael. E smettila. E smettila. Fammi recuperare più in fretta la stamina, sennò qui non finiamo più. È un po' lunghetta la battaglia, eh. Vuol dire che ho evocato due bot. Ma siamo stati da soli. E niente. 6 ore. Sì. No. Oh, bene. Questa l'ha sentita, gli ha fatto abbastanza male. Oh no, questo l'ho sentito anch'io. Grande là. Resiste. Oh, e vai. Va bene, grazie ai bot, ma comunque l'abbiamo fatto fuori. Puttana. È morto, bot. Rilassati. Va bene, dai. Con l'aiuto dei bot, ma l'abbiamo fatto. Uff. È lunga sta fight, va, finito anche tutte le boccettine. Ah, sollievo. Grazie Shadow. Però con loro aiuto era più semplice. Però almeno l'abbiamo buttato giù al primo try, dai. È stato un sacco di roba, eh. E come danni. E niente. E niente. Non c'è null'altro, ok. Bella è l'arena di combattimento. Che salto che abbiamo fatto. Sì. No, per l'intelligenza artificiale comunque, a parte le cadutine nel vuoto, però è fatta bene. È fatta bene. Sono veramente utili. Ha un aspetto familiare perché c'è un altro Dark Souls.
grande. Ah, ok. Adesso sì. Vai di epicità. Figo, eh? Sì, sembrava più grossa, invece è normale. E qua inizia il vero gioco, diciamo. Dietro abbiamo lasciato un po' di roba, poi la andiamo a prendere. Figo, eh? Piccolo sguardo d'insieme. Ed ecco di nuovo perché dicevo che secondo me è fatto meglio rispetto al primo DLC. Poi mi dirai anche le tue impressioni quando te la sentirai. La città d'anelli. Qui c'era uno che spintonava. Ah no, è uno. They brought the saluti. Hello. The gods serve. Or merely that role effect. Yes, yes, of course. How wouldst one such as thee do service to the gods? I have intimate knowledge of thy kind. I know thy want. The dark soul, is it not? Why else wouldst one deign to visit this dung heap? Give rest to thy falsity. I would be an ally to thee. If it is the darks, then seek Filianor's church at the base of the cliff. There wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit, a lid covering an overgrown privy. A prop to keep thee from the dark soul of thine desire. Worry not, I am a true friend. If thou art yet human, the urge to curse the gods and bring ruin upon this accursed heap of dung. Now, yearly to Filianor's church at the base of the cliff, to rouse, if thou yet the... No! Non avevo manco acceso il falò, puttana leva.
Pigliati ste robe e va a far cuglio. Frattempo Arthur arriva a rompere. Lol, meno male che ho potuto accendere il falò, almeno siamo già qui. Perché le mie anime sono qua sotto? Ok. È durata poco, vabbè, sono stati gli arcieri, oh, questi pezzi di M, gli arcieri maledetti. No, oh, le dai, ah. Yeah. Si torna a crepare nastro. A volte sono più facili i boss che i mob. Ovvio, prima ho usato i bot, eccetera, eccetera, ci mancherebbe, non mi nascondo. Sono in live. Ho usato i bot e tutto quanto. Però, cavolo, sono più facili certi boss che certi nemici, oh. Basta, porco cane. A volte ci si mette anche il level design, eh. Cioè, va bene, si mettono gli ostacoli, più che altro. Si mettono il cazzo di ostacoli. Dov'è che sei andato? Qui? Sì? Ok. Che la maggior parte di sti cosi sono tutte evocazioni. Dai, cadi! Vabbè, niente. Non voleva cadere. Così. Ti ha risposto andando avanti, Shadow. Poi lì c'è un droppino. Fischia. Eccolo là, il responsabile. Quello grande grosso là sopra. Facciamo fuori lo scheletro qui. Il fito scheletro. È più veloce che mai. Andiamo da lui. Aia. Occhio, puttana Eva. Ah no, cribbio. Quanta vita aveva ancora sto bastardo? Bastardo. Volevo buttarlo giù, però vabbè, anche perché va buttato giù, se non ricordo male. Va eliminato. E ci sono tante evocazioni, eh. Ci sono tanti mob che evocano nemici in questo DLC, tipo quello di prima, tipo la larva che evoca il farfallone. Adesso c'è sto gigante che evoca arcieri a go go. Oh la madonna. No, non avevo recuperato, mi sembrava di averle prese. Ma vaffanculo. No. I nomi, beh, sì, sì. Beh. Sì, in effetti c'è chi preferisce anche tra gli streamer portarlo in lingua inglese. Perché sì, suonano meglio, suonano meglio.
vero, vero. Città d'Anelli fa strano, sì, sì. Sì, perché può avere anche altri sensi, cioè, ringazziti, ci sta, ci sta. Vabbè. Puttana, le mie anime! Già è difficile accumularne. Beh, ben zero anime, ben zero anime. Vacca! Mi sembra che se lui si alza c'è qualcosa, sta nascondendo qualcosa, mi sembra, sotto la sua mega gonna. Sto maiale. Vediamo, vediamo se riusciamo a sconfiggerlo. Porca miseria di una zozza. Se è stata per la rottura di coglioni dell'invasore, saremmo arrivati lì con la brace, magari l'avremmo anche eliminato. Fanculo, tutta più ne uso una adesso. E magari, sì, usiamone una adesso, magari la prossima live diamo una mano ai giocatori degli altri mondi. È buona. Possiamo fare così. Sempre che ci chiamino, boh, oggi non ci ha cagato nessuno. Ma che cazzo! Figa! Figa bastone! Oh cazzo! Oh via 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 via! E poi evoca sti bastardi e poi evoca i soldati, se non ricordo male. Non più gli arcieri, ma proprio i guerrieri. Quante macchie di sangue, eh. Una, sicuramente alcune sono nostre. Oh, ma quanta vita ti manca, bastardo. Oh, Dio. Anche il fitoscheletro che rompe i cucchiuni. Ma che bravo che è, oh. È agile. Il fito scheletro. Con le anime. Ah no, nascondeva un oggetto. Pezzo di titanite, buono. E adesso che abbiamo campo libero, recuperiamo ciò che c'è sulla strada. Perché le braccia si possono anche comprare, però ho sempre preferito farmarle dando una mano agli altri giocatori. Non c'è nulla. Ah, inutile. Disperato. Già si intravede qualcosina. E questo DLC si incontra anche Nathan Drake. Buon Nathan Drake. Che è alla ricerca del teschio di cristallo. Che inception di roba. Avreste mai detto? Uncharted in Dark Souls 3. Alba della rovina, corazza, guanti e gambali, tutto della rovina. Che twist, che spoiler, eh. Assomiglia un po' a Shambhala, Shambhala. Ah, ben fatto, ben fatto. Adesso vabbè. Abbiamo appena cominciato. Come dicevo, ci sono in tutto 4 boss. Fino ad ora ne abbiamo eliminato, come avete ben visto, solo uno. Ne rimangono 3. E niente, sì. Penso che bene o male
settimana prossima dovremo arrivare alla arrivare a fare la run rotta e poi dopo passeremo benedizione nascosta, vero? Strada nascosta. Forse poi dipende da quanto ci vorrà far fuori i prossimi boss. Poi in realtà uno è opzionale, magari lo lasciamo anche lì. Vedremo. Che volevo davvero provare le anime che ci ha regalato quel ragazzo. Ah, ecco, mancava qualcosa. Pezzo di titanite. Le anime che ci ha regalato quel ragazzo, così almeno vediamo un po' cosa accade. Cosa accade? Cosa vuoi che accada? Niente di particolare, però. Però sarà strano, sarà strano. Soprattutto voglio vedere quanto cacchio si può aumentare la vita. Portiamo finalmente 50-50 forza e destrezza, la porteremo bene. Spero di riuscirci anche tramite questo DLC, però è dura, è dura. Sì, come hai fatto a capirlo? Dove? Many of us are by the fire, forsaken. I speak of thine kind and mine. Behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. One was a wayfaring knight. Only the abyss. Ho bisogno di farvi fine anche se un po' lui mi viene chiesto se però sembra ficare, non temere l'oscurità che manca a Tobinizza. Many of us are by the fire. I speak of thine. Behold this city. Fear not and let one was away. Only the abyss grant fear. E lui deve spaventare Shadow. E arrivi qua, non lo vedi. Sì, sì. Figo, eh. Che a me la prima volta ha fatto venire un infarto. Ma che cazzo? Ah, minchia, c'è uno che ti parla. Ma vaffanculo. Quindi perché arrivi qua tutto bello tranquillo. Dice, oh, i mostri sono morti. È un punto di passaggio e partono e parte lui. che burloni. No, guarda sto figlio di puttana, questo invece è un carogna, è andato di buttarci giù. Lancia fiamme. Sì, ti fa cagare in mano. Che burloni sti giapponesi. Sì, perché proprio in un posto dove non te l'aspetti, ma poi non lo vedi, è fatto. Per quello dicevo che è fatto. Cioè, anche per questo è fatto bene il level design, cioè proprio non te ne accorgi finché non li sei addosso. Lol. Va bene, dovrebbe esserci un falò qui davanti, apriamo il falò, ci salutiamo, dai. Ci salutiamo e continuiamo domani. Eccolo. Ed eccoli qua. Esatto. I messaggi quelli utili. Vedi. È attento su e attento giù. Esatto, arrivano da tutte le parti. Qua dietro c'è il falò, giusto? No. Ah sì, cazzo, sì. Pronto? Ma che balordi che sono, che ti spingono indietro. Bello il nick di sto tipo. FD FQDA FDA FDA. Sarà giapponese. FDA.
Dai, la prossima volta ripartiamo dall'altare del vincolo e via. Per darti della loro e farti spaventare, tutte e due. Per darti qualche informazione sulla... Per darti appunto loro e spavento. Allora, vi saluta anche Priscilla, la sua bella armatura di spine. Ok, se non ci saranno intoppi, ci vediamo stasera con la Red Dead Redemption 2. Anzi no, oggi è, sì, oggi è mercoledì. Ottimo, sì. Niente, mi confondo, giovedì sera che cambiamo. E via. Quindi grazie mille di essere rimasto qui fino adesso, Shadow, grazie mille. Alla prossima. E buon appetito. Grazie anche a te, altrettanto. Ciao Shadow. Ciao a tutti, caso ci fosse qualche spettatore. Ciao. LOL. Il gatto incazzato. Alla prossima.